Direttore Florenzano, cos'è successo a Venafro? Perché tante persone sono state riconvocate per rifare il tampone? Allora, noi dobbiamo chiarire un attimo una fattispecie. Stiamo processando un elevatissimo numero di tamponi. Normalmente sul processo dei tamponi c'è una percentuale, può esserci una percentuale di errore, quindi se ne processiamo 100, ci possono essere alcuni casi nei quali bisogna ripetere la prestazione, se ne processiamo 940, come sta succedendo, possiamo riscontrare una percentuale di errore maggiore. Quindi, siccome è un accertamento medico, è una forma di tutela nei confronti dei cittadini, quella di dare un risultato certo. Il motivo per il quale questi tamponi possa esserci una necessità di ripeterli è dovuto a molteplici fattori, o perché nel momento in cui viene prelevato il tampone il materiale prelevato non è sufficiente, o perché può capitare nel processo di trasporto, nel processo di lavorazione che questo materiale non sia idoneo, non dia un risultato certo, può nascere la necessità che il tampone vada ripetuto. Ma questa è una misura che deve tranquillizzare i cittadini, perché significa che i dati che noi diamo, le risposte che noi diamo sono quelle certe. Noi non possiamo permetterci di processare un tampone che riteniamo non idoneo e quindi lo dobbiamo ripetere. Io comprendo e mi scuso anche per l'ansia che può nascere nelle persone che sono sottoposte a questo accertamento e che quindi magari sono costrette a dover ripetere questo tampone, però bisogna chiarire bene che è una maggiore misura di salvaguardia. Senta, quindi lei esclude che questi tamponi siano, stati, tra virgolette, dimenticati a Venafro e non trasportati in tempo utile a Campobasso? I motivi per i quali un tampone può essere non idoneo ad essere processato sono molteplici, sono quelli che vi ho detto prima. E tempi lunghi nella comunicazione dell'esito dei tamponi. Chiariamo anche questo aspetto? Sì, noi quando c'è una positività che viene riscontrata, per ovvi motivi, viene subito comunicata e si attivano subito i canali di salvaguardia. Nell'ipotesi invece del tampone negativo, soprattutto con i grandi numeri che stiamo processando, può esserci qualche ritardo nella comunicazione della negatività. Però stiamo ulteriormente potenziando tutta la struttura per poter trovare anche una metodologia di comunicazione ancora più immediata. Lunedì ho fissato un incontro con Dipartimento di Prevenzione con tutti i soggetti coinvolti per riuscire a migliorare questa comunicazione.